Ciao ragazze! Oggi vi presento un progetto molto semplice ma ad effetto. Iniziamo subito prendendo un cartoncino F4 ruvido e con un pennello piatto creiamo delle strisce verticali. In questo caso ho cercato di ottenere una tonalità di verde molto simile a quello utilizzato nella carta di Creative Studio che ho scelto. Ho piegato a metà in senso verticale, ho poi misurato la metà del foglio orizzontale piegando ulteriormente i due lati e ottenendo 4 ante. Guardate attentamente le immagini del video per le pieghe e i tagli successivi. Come potete vedere, la struttura a cui mi sono ispirata è quella delle zin, che mi ha sempre affascinato. Il nome deriva da magazine e se vi piace l'idea, il web è sicuramente il posto giusto per approfondirla. Ho utilizzato la macchina da cucire con del filo nero per ottenere i bordi del mio piccolo album e le paginette. Detto tra noi, le cuciture più sono imperfette e più mi piacciono. Come potete vedere, ho aggiunto del pizzo nero e ho incollato poi sopra la mia copertina. Successivamente ho cucito ancora e ancora. Dopo aver cucito tutto,
Sopra ad un foglio di Basil bianco liscio ho creato una texture utilizzando un sacchettino di polietilene e i Distress Oxide. In questo modo posso spatasciare a volontà senza sporcarmi troppo le mani. Una volta asciugata questa carta ottenuta, la utilizzeremo per abbellire l'interno. Io ho strappato i lati per dare un effetto vissuto e non troppo preciso. Per abbellire ulteriormente io ho utilizzato un washi tape che secondo me si adatta perfettamente al pizzo che ho inserito in copertina. Ho poi ritagliato dei pezzi di vellum e li ho fissati con la parte inferiore dei washi tape. Dopo aver mattato le foto con il cartoncino nero, le ho incollate negli appositi spazi. Ho poi preso la penna tipo Versamark per tracopiare il fiore della carta che ho utilizzato. Cerchiamo di avere un movimento abbastanza veloce per impedire che si asciughi. Subito dopo utilizziamo la polvere da embossing e la asciughiamo con l'Heat Tool.
ho utilizzato la stessa tecnica per tutti i fogli di vellum. Poi ho iniziato ad abbellire con sentiment vari. Nella info box vi lascio la lista dei materiali utilizzati. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a condividerlo e se avete delle domande da fare potete lasciarmi un commento. Ecco finito il mio progetto. Ciao ragazze! Iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la casella relativa alle notifiche. In questa maniera non vi perderete le prossime idee creative. Potete visitare lo shop online e vi ricordo che mi trovate su Facebook con una pagina ed un gruppo tutti dedicati a Creative Studio. Alla prossima!